Fermo. Clippa. Ancora. Ho tirato una manata sul letto, che male. Dai, fermo! Se mi angolo bene sembra un'estensione della tua sedia, guarda. Ehi! Sono un'estensione della sedia! E buonibongi, namaste, giambo, amici! Ciao, amici! Perché appena inizio a registrare sento un caldo perché caloroso? Poco, ah, ecco perché. Oggi ho portato Andre su The Sims. Oggi non è domenica. No, per The Sims non c'è mai domenica. Ma mai l'ho detto. Oggi ho portato Andre su The Sims perché... Non sono io ad aver portato te su The Sims. Stai zitto! Perché ho notato nei commenti che vi è piaciuto molto. Non è vero, non c'era un commento che ti voleva, ma perché lui è la mia spalla, appoggiati. Lui è la mia spalla e quindi abbiamo deciso di portarlo. Poteva essere una terza tetta come grandezza dell'adulto. Allora, prendo il commento con più like, che è di Viola Ferrazza. A me non metti mai il like al commento. Comunque. Stai zitto! No, era per dire. Oddio, che palle. Cosa stai sponsorizzando? Sabri Gamer, magari mi paga. Ok, no, non ti paga. Allora, dicevo che dice Sabri cambia le fondamenta con quella palafitta, sembrerà più una casa sull'acqua. Mi piaceva come. Devi trasferirti nella casa sull'isola perché sennò non puoi entrarci e applicare le modifiche. Poi amore, gli occhiali li ho messi. Per il frutto del mare devi andare nell'isola del vulcano e cercare nella grotta l'alga sirenica. Stai zitto, che non sai manco cos'è. Solo dopo vari tentativi, punto. Non Vabbè. È che la trovi subito, questo vuol ah, dire. Ah, cioè devo andare Vedi. Più volte nella grotta? Sì. Ok, mangiala e poi ti trasformerai in una sirena, almeno così ho capito. Bene. Ti voglio bene da super pussola, no, sono super pussola. Allora, il ciccione. Ma sei in casa con noi? Non so, era un bel sireno, mi ricordo. Anch'io questo ricordo, non pensavo ti avessi portato a casa. Ma non eravamo abbronzati quando abbiamo fatto l'episodio? Eh no, perché sai, siamo stati al mare. Allora, comunque, ora apriamo a quello che dice Viola Alma e sirenica. I suoi 556 like. Ah. No, eravamo già qua. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a casa. Quindi mandiamoli tutti a casa perché dobbiamo trasferirci qua, capito? Tutti quanti al mare. Tu non so se puoi trasferirti a casa. Vabbè, stranamente Sasha è addormentato. Sasha è addormentato come sempre, molto a disagio. Il ciccione è a disagio con gli sandali a schiava. Sono addormentato. E anch'io sono a disagio e mi scappa anche la pipì. Allora, diamogli un attimo tempo che andiamo a casa e recuperiamo tra poco. Pipì perché è dalla camminata. Stai zitto! Recuperiamo un attimino. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo da Sabrina, vescica e poi a dormire. Poi il sireno, dov'è il sireno? Vabbè, ovviamente sei un sireno, devi stare qua. Sto dormendo. Sì, mentre pensi in toast. Ah no, è una mappa del tesoro. Ma cosa vedono i tuoi Vabbè, occhi? Fa niente, Sasha a disagio, vescica anche lui ed energia. È un piatto che puzza lì. Sì, che strano che in casa mia siano i piatti che puzzano. E Andre, guarda, Zaku. Eccolo. Goggo. Ce l'avevo da poco, Goggo, per quello è un po' strano, era appena arrivato, non avevo molto le sembianze da Goggo. È scemo. E Mirta, che fortunatamente non è rimasta sull'isola. Quanto è ingrassato. Allora, ho un'idea. Allora, abbiamo deciso. Sabri, dove sei? Sei in bagno. Appena adesso. Finito la esatto, però la pisolino. Ho visto, cosa? Pensavo a Mirta. Mentre faceva la cacca, sarà un motivo. No, ma qua puoi avere un figlio con Sasha. Sì. Nella capsula. Sì, sì, anche allora, con Mirta. Sonno se subliminale. E Sasha, beh, chi se ne frega, puoi dormire anche per terra, forse per me. Beh. Dai Sabri, ma quanto ci metti? Dovete sapere, allora questa cosa sono curiosa di saperlo. Perché Sasha ci mette sempre un sacco a fare la cacca. Io invece in un minuto faccio la cacca. Voi in quanto perché tempo la fate? Anch'io mi pulisco, dico sul gaminetto quanto ci state. Io ci sto neanche un minuto, cioè vado, faccio, dipende quanto esco. Dura la partita al cellulare. Non vale così. Dov'è Sasha? È andato a dormire? No, mi ha rubato la capsula del sonno subliminale. No, sei un... non ti dico cosa. Vabbè, e quindi io cosa faccio? Mentre aspetto la... dormo in piedi. Bellissimo, no? Coccolo Vedi? Un po' Mirta. Dai, Zacco vuole andare al guinzaglio. Andre, svegliati e porto Zacco al guinzaglio. Ma sto facendo un sonno. Ma chi se ne frega? Mettigli il guinzaglio. Dormi domani tu. Tanto tu non devi... Ma quanto sono bello. Sai neanche chi altro galleggia? Un po'. Chi? Le cacche. Così era per dire. Quanto sei ciccione.
Mi sta chiamando Mila. Vorrebbe venire a passare il tempo insieme a te. Sì, va bene? No. Dormendo. Dormendo. Andre, sono bravo. Porta Zacco al guinzaglio. Passo, ah no, sguinzaglia. Altre scelte. Mirta, fame. Chi se ne frega? Il ciccione è diventato amico di Zacco. Ecco, adesso pesta Mirta. Perché non lo puoi portare fuori? Incoraggia ad accoppiarsi. Vai con Mirta. Con Luna, con Fedele o con Piuma? Con Luna. Che felici escono. Blu. Ma cos'hai tu? Che problema ho io? Perché? Realistico, a disagio. Sorry. Brivido improvviso. Ah, ok, sono a posto. 40 gradi. Allora, questa camera. Sasha. No, quelli ho un brivido improvviso. Fallo gogo del mio colicino. Non so, ma Sasha adesso esci da sto sonno. Ma sta dormendo. Ma chi se ne frega? Interrompi perché anche Sabra. Sì, perché. Anche Sabra? Anche Sabra. Questo qua è il sonno subliminale, ti fa dormire subito. Subliminalmente poi. Yes. Sono tornata così. È ben normale. Ma, così freddo. Scusa, ma cosa. È estate, non vedi? Estate, paparapà. Andre. Che temperatura c'è? Vai sul termometro. Cosa stanno facendo questi due? Sono. È nuvoloso, vedi? Previsione sì. Di oggi. Tanto adesso guarda come mi sistemo. È un bel vestito. Ma non è che posso morire di brividi? Sicuramente sì. Vabbè. Ti prego, un pesta Mirta, vai. No, ma no! Tu hai fatto le coccole al mio cane. Per ora è un bel episodio, però. Ma cosa c'entra? Da dove è uscito poi? Ma allora, quanti ce ne sono? Devi sapere che ho messo, guarda anche questo qua. Ho messo il tratto dell'otto per gli altri. Non hai più di da mangiare, però, intanto. So che tu non riesci a parlare e fare le cose. Dicevo che il tratto dell'otto che ho messo è per gli animali randagi. E quindi vengono a mangiare tutti gli animali da me. Riempi. Ho capito, siete tre cani, no? Normale. Vengono qua. Muoviti. Riempi anche questa. Riempi tutte? Sì. No, ma perché stai portando Zacca al guinzaglio? Lo sto addestrando. In casa? Sì. Guinzagliero. Non ti dico da dove lo sto tirando fuori. Non lo voglio sapere. Ah, cioè io riempio e quelli se ne vanno? Sì, volevo sapere però se il mio cane si è accoppiato. Lo scopriremo fra 8 mesi. Va bene. Ok, sono a posto. Sì, sono quindi quasi chi se ne frega posto. Che il mio personaggio è morente. Ma chi se ne frega? Vabbè, comunque, dobbiamo trasferirci, quindi. Tutti quanti al mare. Allora, trasferisci in unità familiare. Con calma. Sasha deve arrivare. È come la renna lui, vedi? Ha messo un po' di panzetta, Sasha, l'hai visto? Alcolica. Ah. E ci trasferiamo... Sull'isola di Pasqua. Di Pasquale? Pasquetta? Ci trasferiamo... Qua. Ma posso trasferirmi? Sì, a Sulani. Ah, bello Sulani. Dove? Ci trasferiamo nella casa che ho fatto io. Non sapete nessuno. Qua. Però Andre, aiutami, l'isola vulcanica. Ah, qua sarà l'isola vulcanica. Ma cosa te lo fa capire? Che c'è un vulcano. Secondo me non è lì. Ma è qua l'isola vulcanica. No, secondo te dov'è? E lì c'è solo un vulcano. Ok, allora trasferiamoci qua. Ok. Vai, col camion dei traslochi. Mobiliato? Mobiliato, certo. Guardati, Andre. Allora, mi hanno detto, Sabri, metti le palafitte. Sì. Le palafitte. Sabri, metti le fondamenta a palafitte. Andre, cosa vuol dire secondo te? Le fondamenta. È già tanto che sono riuscita a mettere no, là, questo. Le fondamenta, lì in basso. No, lì a sinistra, in basso. Fondamenta. Questo. Quella a destra, a sinistra. Ok. Metti quella a palafitta. Punta la cosa. Ecco, così. Così penso sia una palafitta. Hanno ragione! Avete ragionissima, questo sa molto più di... Oh, ora sa di mare! California! Oh, finalmente ora posso modificare Mangiate. Tutto dentro, perché comunque è casa mia. Però non è l'importante adesso andare a modificare, ma bensì... è la felicità. Bensì dormire e andare a cercare... Quanti letti ci sono? Non ho ancora fatto la casa. Adesso ce li metto, un secondo. Allora, intanto andiamo un attimo in camera da letto. Mettiamo il letto più comodo che c'è. Vediamo. Antistress 10. Energia. Devo guardare l'energia, mi sa. 8, 9, 10. È quello che costa di più. Aia. Sono finiti i soldi, bella. No, cosa stai succedendo? CTR. Ehi, hai 5.185 soldi. Cosa stai facendo? Dimmi. Control. Che è? Maiuscola. Control C. Control C. Mother Lode. Cos'è Mother Lode? Niente. Mother Lode, ancora lo stai scrivendo? A te, 4. Ok. 205, come hai fatto a fare 200.000? Stai zitto, sto mettendo i letti che poi devo arredare. No, ma lasciali pure così, sono bellissimi. Sì, poi li sistemiamo bene. Allora, ognuno dorme in un letto diverso fino a domani. Dormi e dormi. Perché dobbiamo cercare sto frutto proibito del mare. Perché solo te sei andato a letto? Ok. Primo vince. Arriviamo. Perché devo dormire dall'altra parte io? Perché Andre ci è arrivata puoi Mirta? Puoi levare quel no, peso non posso levare non quel peso. Dormire. Allora, sono le 22. Ma muoviti, vai avanti, vuoi andare nell'isola. Nell'isola di Creta Tace.
Chi c'è? Una dota giocatrice. No, c'è Minosse. Mamma, che scarsa, come fai a non conoscere l'isola? Guarda il mio amore come dormi sul tuo lettino. Sì, mi si appicciano addosso, chi se ne frega. Ma sì. Bagno non li hai fatti, ma vero? No, ma puoi farla nel mare, giuro, la fa sempre in piscina. Allora, tra poco arriviamo, Non è ancora giorno. Non so, fra poco esplodo io probabilmente. Vediamo dove la vai a fare. Stanno in acqua. Bravo. Ma sei andato a farla? Ah, ciao bella. Ma perché? Perché lì posso pisciare stando seduto. A posto, vedi? Mi lavo. Ma Andre, cosa stai facendo? Non lo so, fra poco esplodo però. Ma perché? Ma che problemi hai? Fatto. No, no, ti scappo ancora. Fra poco esplodo. Ok, ti metto un gabinetto di fianco al letto. Sì, questo sarebbe il sogno di ogni persona. Non una lettiera, grazie. Tieni. Ok, ora puoi andare in bagno. Vai, fugotto. Fugotto, ora vuoi. Vai, 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 ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sì! Adesso tutti imbarazzati perché piscio davanti a tutti. Ma ti muovi che è ancora giorno. Ok, noi siamo il bacione. Cosa c'è qua sotto? Perché ci sono dei tramezzini? Non ti amare, fagli mangiare quelli a Mirta. Vai Mirta, ma smettila. Aspetta che ho paura che mi muoia il cane. E una volta mi è morto nell'episodio. Allora. Sempre meglio comunque. Zitto. L'episodio è incredibile. Wow, fuori al freddo. E se viene una tempesta. Stai zitto, poi li cambio, devo sistemare la mia casa. Ma hai due animali? No, ne ho tre. Ma Dogo non mangia. Smettila. Riempi e chiama. No, perché chiami Mirta? Stai zitto! Cioè, l'hai fatto per Zaco e l'hai chiamato per ultimo. Sta zitto! Sai che era un bau qui. Ok, è giorno. Come ci andiamo nell'altra isola, Andre? Puoi fare visita. Ma dov'è l'altra isola? Ah, oh, viaggia. Con Clara? No. Il ciccione e Sabri. E Mila? Mila e Shiro può stare lì. Allora, vediamo se mi avete detto una cosa vera. Andiamo al vulcano. Un coppo Vesuvio. Yes. Quindi secondo te è questo? Io vedo l'unico coso lì. Nella grotta, parlano della grotta. Forse vedi qua che c'è una grotta. Proviamo. Proviamo. Entriamo. Mai che sarà quello. Batti. Tanto non sarà mai. Proface. Eccola là, eccola, buttati, butta Mirta. Perfetto. Non penso che sia questa l'isola. A me sembra un vulcano, detto visto sì, così. Sì, ho capito, questo è un vulcano. Allora, com'è che era? Devi andare nell'isola del vulcano e cercare la grotta. Eccola. Attira le rane. Ma aspetta che io sono a disagio. Fai freddo. Ma ho freddo? Ma sono vestita. Ma sono a disagio perché? Perché hai freddo. Per aver nuotato. Allora, no, ho perso l'isola. Eccola qua, vai qui, adesso mi vesto. Investi. No, mi vesto perché, cioè, ci vuole uno specchio. Ma ti immagini se mi muore il sim di freddo? Brividini. Posso accendere un fuoco? Sì. Puoi fare una scultura di sabbia? Aspetta, ho un'idea. Okay. Sabri, vai qua, datti una sistemata. Non è quello che dovevi fare. Non dovevi vestirti. Si fa dandosi una sistemata? No. Vabbè, non c'è neanche voglia. Scusami, non è che posso rimanere ammalata solo io, ho un po' di tosse cinese. Vabbè, sono malato, non lavoro, Vado in malattia. Ah. Dov'era lo specchio? Ah, ma è dentro. Prova vari abiti, scegli un abito. The cheese wall, ok. Il maglione, perché è in estate. Ah, sì, ho freddo. Beh, dai, così non ho freddo. Eccola, tratti dell'otto. Sì, iniziamo con Sasha che si lava sotto la cascata. Io mi sono vestita. Sì? Ho capito, perfetto. Vai qua da Sasha. Sabri, vai qua. Sto rimbambendo, basta solo un click su Sabri. Uno. Lo so. Gioca dentro. Cerca di avere un figlio! Ah, no, cerca di avere un figlio qui sotto la cascata. Non riesco a premere, Andre, mi muovi la sedia. È la destina. Incredibile come il tuo personaggio cerca di avere un figlio in qualsiasi cosa di questo gioco. No, abbiamo solo sbrollato una volta e non ce l'abbiamo fatta. Sono imbarazzata. Ah, perché Sasha è nudo. Scusa, io avrei fatto di fare un figlio. Sì, ma lui se ne vuole andare. Sì, ma quello è il suo interesse, guarda. Il figlio. Sasha, fai il figlio. Non l'obbligare. Sasha. Fai una barzelletta ironica. Un secondo che ci stiamo scambiando un po' di effusioni. Fai un sete, prego, voglio fare. Sotto le cascate. Sai che romantico? No, non lo so. Vediamo. Super romantico. Guarda quanti baci. Se gli levava prima i vestiti magari evitava di bagnare. Dai zitto. Ah, ma è la prima volta. Ma me l'hai appena detto tu. Forse avevo confuso con un'altra cosa. Dici che si può essere incinta la prima volta? Chiedilo a tu da. Perché tutto questo incinta? Sasha è imbarazzato. È diventato flirtante. Guarda come usciamo con i vestiti. Asciutti proprio. Per me sono incinta. Attira le rane. Mi sa che non è non questa è la grotta. No, è una cascata, Sauri. Ah, aspetta che sto attirando le rane, un secondo. Sì, vedo. Forza rane, venite qua rane. Ora fa il richiamo. Sai cosa fa? Papere. No, mette il mangime. Ah, e da dove l'ha tirato fuori, scusa? Non lo vogliamo sapere. Ma l'ha anche mentre facevate fichi fichi il mangime. Non lo vogliamo sapere. Allora. Certo, senza grotte comunque. Ma no. Adesso io sto facendo un giro di ricognizione perché loro mi spiegheranno se è in quest'isola qua. Raga, qua. Eccola!
L'hai trovata, la mappa del tesoro, vedi? Ripulisci. Cos'è il vomito? Almeno fai qualcosa. Dicevo, se voi vedete, io sto facendo un giro di ricognizione. Se vedete la grotta, me lo dovete scrivere nei commenti, perché io qua non vedo palesemente niente. Io l'ho vista, però non te lo voglio dire. Sì, guarda, certo. Lo scriverò nei commenti. Sono tanto curioso di sapere il titolo di questo video. Fremo, la voglio vedere quando lo pubblicherai. Vabbè, guarda, altre due persone! No, Splatta, non ero io. Con lei. Smettila, devo conoscere i miei vicini. Cosa ho pescato? Ripulisci. Non lo so. Comunque, non abbiamo trovato la grotta e voi non ci avete aiutato a trovarla. Quindi, questo gameplay è stato totalmente utile. Però prima di chiudere voglio fare un giro in una barca. Cosa l'hai fatta però in questo video? Cosa? Cancellato completamente l'arredamento dell'altra casa. Vedi che una cosa l'hai fatta? Bene. Aspetta, facciamo un giro in barca. Ecco, è sparita la barca appena hai voluto farlo. C'è una cosa in cui non fallisci? Dimmi. Una. Non lo so, eccola qua. Vai. Sabri, vai col tuo fidanzato a fare un giro qua. Scusa, è qui. Naviga attorno. Starei dormendo. Ma sei tu. Scusa, potresti non disturbarmi? Scusa. Cosa ci fai qua? È la mia barca. Tranquilla. Facciamo così, facciamo così. Un attimino, stoppo. Un attimino, stoppiamo non qua. Non capisco perché. Sta zitto. Episodio. Ho bisogno del vostro aiuto. Ma no, perché? Dovete dirmi dove trovo questa grotta, perché ci siamo trasferiti. Guarda, nell'isola. Ho capito, ma non riesco a trovare, quindi ho bisogno del vostro aiuto. Per favore, ditemi se voi avete visto questa grotta o spiegatemi come andarci, perché voglio diventare una sirena. Andre, commenti su questo video? Devo veramente parlarne. Vi vogliamo tanto bene, ci vediamo domani. Sì, perché quando esci dei Sims ci vediamo sempre domani con il prossimo video. Questo solo Dio potrà dirci. Aiutatemi. Ciao. Bel video. Grazie.